Quali sono le tue paure riguardo il mondo del lavoro o il tuo futuro? Non so se si realizzerà il mio sogno. Perché? Non lo so, ci arriverò a realizzarlo. La strada che prendo adesso è la strada giusta per me. Forse manca quella sensazione di avere più tempo per fare. La paura di non farcela la maggior parte delle volte. Di non riuscire a dimostrare tutto il mio valore, sicuramente. Ecco, le mie paure da ventenne sono più o meno quelle di tutti gli altri ventenni, di tutte le epoche. Ripenso a tutte le volte che scrivevo il blog e montavo video a notte fonda e mi chiedevo, chissà dove mi porterà tutto questo? Boh, sto facendo qualcosa che potrà darmi un futuro oppure lo sto facendo solo per gioco? Non sapete quanti messaggi privati ricevo su Instagram di persone che mi chiedono da dove poter cominciare per fare un lavoro simile al mio, o anche solo per capire cosa vogliono fare del loro futuro. Quindi quando Fondazione Vodafone mi ha chiesto di raccontarvi LV8, ho detto subito di sì. Eh sì, perché mi sembrava una cosa utile per aiutarvi a trovare un pochettino la vostra strada. Ma che cosa caspita è LV8? In sostanza è un'applicazione che aiuta i giovani ad acquisire competenze digitali e certificate e riconosciute nel mondo del lavoro. Per capirci, cose che potete inserire nel vostro curriculum. L'app nasce per quelli un pochino più giovani di me, non di tanto, e vuole essere un'opzione, uno strumento, un punto di partenza, perché oltre ad aiutarvi a sviluppare nuove competenze che vanno, che ne so, da Excel fino a Canva, è anche un accesso al programma Ready for IT Plus. Finito il primo livello, l'app vi propone dei corsi online realizzati da Academy Rapido e DevHub, che durano 3 e 6 mesi, a gratis, ma super professionalizzanti. Vi aiutano poi ad entrare nel mondo del lavoro, sia perché acquisite competenze, sia perché hanno partnership con aziende e agenzie di ricerca e selezione del personale. Il programma punta a formare almeno 350 ragazze e ragazzi, che in questo momento non studiano e non lavorano. Che non sono per niente pochi. O alla fine mi sa che io farò anche il livello 2. E devo essere sincera, le nozioni sono abbastanza basiche per me che tutti i giorni lavoro su internet, ma ho imparato delle cose sulla ricerca di Google che non conoscevo e Google lo uso tutti i giorni. Non riesco a collegarmi alla rete Wi-Fi. More moments later. Mi torna più o meno tutto, anche se alcune cose ancora mi sfuggono. E se invece andassi a cercare qualcuno che grazie all'LV8 ha davvero svoltato la sua vita? Proviamo. Facendo due ricerche ho scoperto che ci sono due ragazzi a Pordenone che quest'app l'hanno usata. Quindi gambe in spalla, anzi ruote in spalla, scusate, io le mie battute sono sempre bellissime, vado a conoscere Armando e Serena. Sono più o meno 4 ore di guida, ma a me non mi spaventa nulla. Many. Mancano solo 250 km fino a Pordenone. Eccoli, sono giovanissimi. Ciao! Piacere, Serena. Piacere, Fiona. Armando. Andiamo a sederci da qualche parte così facciamo quattro chiacchiere e ci raccontate un po' di cose. C'è un sacco di spazio, eh? Guarda come si corre bene. Io non correrò adesso, però. Ciao, Serena. Ciao, Fiona. Ciao, Armando. Ciao, Fiona. Buongiorno. Piacere. Buongiorno. Ho 19 anni, ho appena finito le Ora mi addentrerò nel mondo del lavoro, dell'università, non lo so. Ho 19 anni, vengo da Sezze, un paesino in provincia di Latina, vicino Roma, e ho terminato le scuole l'anno scorso, quindi sono fresco diplomato, diciamo. L'anno scorso ho cominciato a lavorare, anche se avevo l'alternativa dell'università, ma ho iniziato a lavorare e adesso continuerò a lavorare, ma intraprenderò l'avventura dello studente lavoratore, quindi continuerò anche l'università e continuerò anche a studiare economia e dati. Ho scoperto LV8 tramite la Carta Nazionale Giovani. Ah, ok. Perché cercavo qualcosa da fare post diploma e visto che stavo cercando lavoro ho deciso di rimpolpare il mio curriculum con le certificazioni che metteva in palio e mi sono divertito anche ad ottenerle giocando, che è sempre un metodo alternativo di apprendimento. Tu hai scoperto l'app LV8 grazie al tuo fidanzato Armando. Mi ci sono abbastanza buttata perché Armando mi aveva detto appunto che era una cosa carina, divertente, che potevo imparare e che ti dava anche tre certificazioni. Infatti le certificazioni le puoi mettere anche nel curriculum, che comunque è ottimo perché adesso che sto iniziando a fare il curriculum non so cosa mettere perché a causa del Covid non ho fatto l'alternanza. Poi è molto facile da usare perché trovi la sezione tornei dove appunto ci sono ogni tot, tipo una volta alla settimana mettono un torneo diverso. Ti mettono varie sfide
con domande inerenti a quello che impari nei livelli e hai dai 15 ai 20 secondi di tempo per rispondere a ogni domanda. Un po' di ansia perché quella serve sempre, sì. Però dopo è bello vedere tipo se sei tra i primi 5, i primi 10 in classifica. E poi ci sono, nella sezione sotto ci sono appunto la parte di Green Hans. Okay. Ci sono gli 8 livelli da completare. Sotto ogni livello ci sono delle sezioni extra. Tipo tu cosa hai imparato con alle vuoto? La cosa più banale è il CC nelle mail. Il CC nelle mail? Bellissimo! CC significa copia conoscenza, dunque metti in copia coloro che vogliono, che hanno bisogno di leggere la mail, però non necessariamente devono rispondere o parteciparci. La prima cosa che ho imparato, che mi è stata più utile, sono i filtri Google, cioè i filtri della ricerca. Quindi andare a mettere dei piccoli segni, tipo per eliminare delle parole chiave che ti possono servire, perché io scrivendo degli articoli per un blog online, mi servivano per delle informazioni un po' più accurate. E quindi se hai scoperto questa cosa, tipo mettendo le virgolette... Esatto, non la conoscevo e quindi mi è servita molto per scrivere. Quali sono le altre cose che posso trovare su Allevuoto? Quando su Google vedi tipo le pagine di un'azienda, per esempio proprio sulla home page ti viene fuori l'azienda, il nome, gli orari, la posizione. Io non sapevo come si potesse fare sta cosa e Allevuoto te lo spiega. Per cui ti spiega che c'è il sito apposta dove puoi mettere tutte le informazioni che vuoi. Uno pensa, i giovani d'oggi sanno usare il computer. No, invece no, perché la scuola non te le insegna queste cose. Cosa ti piacerebbe che ti venisse insegnato alla scuola? Io non sono così fresca di scuola come te. Sicuramente sono i social. I social? Sì. Perché adesso vanno molto. È importante implementare delle metodologie di apprendimento differenti, un po' fuori dal normale, perché siamo in una società che ormai non è quella di tanti anni fa, che si limitava al classico libro, leggevi, imparavi, studiavi, ripetevi e avevi il tuo voto. Adesso servirebbe uscire un po' da questo schema, quindi integrare le nuove tecnologie. E Allevuoto servirebbe perché ti insegna delle cose nuove giocando. Il mio sogno appunto è di crearmi una mia azienda, tipo di viaggi, e vendere pacchetti di viaggio creati da me, personalizzati, oppure pubblicare sperando i miei futuri viaggi in tutto il mondo. Che uno dei miei sogni è quello di creare un mio videogioco. Quindi ho dovuto studiare programmazione da solo, quindi cerca i siti, cerca libri, studia, prova, sbaglia. Quanti errori fai? Quanto ti devi buttare? E è importante anche andare oltre, quindi imparare le cose che ti piacciono iniziando presto. Secondo me si è creata anche una situazione di voler tutto subito, cioè di sbrigarsi. Quindi io devo trovare lavoro, devo trovare subito la mia strada. E non c'è magari quello spiraglio di errore, no? Perché molto spesso tu dici, prendo la mia strada, sbaglio, ricomincio. Forse oggi c'è quella paura perché non abbiamo tempo. Forse manca quella sensazione di avere più tempo per fare. Forse abbiamo anche tanta paura di fallire. Io ho dovuto imparare a sbagliare mentre lavoravo. È vero, perché anch'io ho vissuto questa cosa. Io quando ho terminato scuola avevo la strada, diciamo, che mi era stata delineata, perché solitamente quando uno va bene a scuola gli si consiglia l'università. Io invece sono voluto uscire da quella strada e ho voluto cercare lavoro subito e poi dedicarmi allo studio. Però anch'io forse sono stato preso dalla cosa fai tutto subito, quindi ho voluto lavorare, è andata bene e quindi adesso continuerò a lavorare e a studiare allo stesso tempo. Consiglieresti Allevuoto a degli altri giovani come te o anche meno giovani? Sì, servirebbe soprattutto ai giovani, io lo consiglio a chi magari cerca qualcosa da fare. Gioca, divertiti un po', impara cose nuove. Ma anche ai meno giovani, perché magari una base di digitale servirebbe un po' a tutti. Un po' a tutti, che non si sa mai. Invece che dire, ah, fammelo tu sta cosa, imparalo tu. Allora devo farlo subito con mio papà, così non mi chiede più le cose. Lo dovrei fare anch'io, perché a casa faccio tutto io. Grazie ragazzi, grazie, è stato un piacere conoscervi. In bocca al lupo per tutto. Ciao, 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 ciao. Personalmente ho le idee un po' più chiare su cosa sia Allevuoto e di come aiuti i giovani. Ho però ancora una persona con cui scambiare quattro chiacchiere. Si tratta di Nicola, un ragazzo che però è di Bari e quindi con lui parleremo con i nostri potenti mezzi tecnologici.
Ciao Nicola, come stai? Tutto bene? Ciao Fiona, sì, tutto bene. Stavo lavorando in un negozio di telefonia e ho visto sul feed di Instagram, mentre stavo scorrendo, questa grafica sponsorizzata con delle vuote dove veniva praticamente spiegato il progetto e poi c'era anche la possibilità di ottenere uno stagio. Mi sono interessato, mi sono documentato e poi ho iniziato a giocare e mi sono fatto prendere la mano. Poi fortunatamente ho ottenuto anche lo stage, quindi... Che cosa ti aspettavi all'inizio e come è cambiata la tua percezione nei confronti dell'app dopo? All'inizio non mi aspettavo chissà cosa, anzi, di solito quando faccio un esempio ci sono delle applicazioni che hanno quello scopo, quindi lo scopo più che altro istruttivo, oltre diciamo ad abbinare assieme anche l'intrattenimento, non sempre funzionano bene. Questa invece è riuscita a suscitarmi maggiore interesse rispetto ad altre e quindi poi ho cominciato a giocare, ho appreso poi diverse competenze. Raccontamene una, cosa hai imparato? L'utilizzo di alcune funzioni di, cioè più che funzioni, di strumenti di Google che non sapevo neanche l'esistenza. Cioè, per farti un esempio, c'era una sezione dedicata ai Google AdWords, quindi a tutta quella parte di Google che serve per fare pubblicità, il sito, l'impaginazione del sito, farlo andare nelle prime posizioni perché così hai maggiori risultati, cioè tutto quel lato lì mi ha colpito molto. Cioè, non ne sapevi niente? No, cioè non sapevo neanche che ci fosse in realtà, detto sinceramente, non sapevo neanche dell'esistenza di questo programma, l'ho scoperto tramite delle bot. Ma a te che cosa ti intimorisce di più sul tuo futuro? La paura di non farcela la maggior parte delle volte, di non riuscire a dimostrare tutto il mio valore e poi magari la paura dell'ignoto, quindi di quello che potrebbe succedere subito dopo scuola o anche in ambito lavorativo, quindi sai, quella paura del cambiamento stesso ti lascia un po' in quel limbo. Applicazioni tipo LV8 o competenze che tu hai imparato con LV8 ti sarebbe piaciuto imparare a scuola e secondo te sarebbero state utili da imparare a scuola? Io sono dell'idea che molte di quelle cose andrebbero insegnate nelle scuole, l'uso di Excel, programmi come Excel o Word o PowerPoint, io lo vedo con alcuni miei coetanei o anche con la mia ragazza, non li sa usare ed è un peccato perché comunque sono delle competenze molto richieste attualmente nel mondo del lavoro, quindi doverle apprendere già da scuola è sicuramente un passo in più. Tu hai fatto questo stage e ti sei accorto che il mondo del lavoro forse non era come quello che ti eri immaginato. Quando sono entrato per fare lo stage mi aspettavo tutt'altro, regole super rigide da seguire, devi fare questo, quest'altro, invece no, cioè non nel senso che mi sono divertito, non ho fatto niente, assolutamente no, anzi c'era molta collaborazione. La cosa che mi è piaciuta di più del gruppo dove ho lavorato, con cui ho lavorato, è che semplicemente hanno reso l'ambiente di lavoro molto più stimolante per tutti. Cosa vuoi fare da grande? L'iscrizione all'università in realtà è già un passo per quello che vorrei fare poi dopo, perché mi sono iscritto in marketing e comunicazione d'azienda, quindi poi vorrei praticamente lavorare nel marketing digitale più che altro. Ti auguro il meglio e grazie ancora per il tuo tempo, Nicola. Figurati, grazie a te Fiona. Una cosa che ho realizzato parlando con Serena, Armando e anche Nicola poco fa è che sono adulta, anche se non lo sembra, lo so. E adulta significa che oggi faccio forse un pochettino fatica ad entrare nelle menti dei giovani o a ricordarmi com'è davvero essere giovani. In fondo abbiamo tutti le stesse paure e ci poniamo tutti le stesse identiche domande. Cosa farò da grande? Vado all'università? E se quello che mi piace ora non mi dovesse più piacere in futuro? Se sbaglio strada? Perché anche se a volte ce ne dimentichiamo, i giovani d'oggi non sono solo quelli del "oh bro, è bella frate". Ecco, sì, si preoccupano del loro futuro, ci pensano e ci ragionano tanto, come abbiamo appena sentito. E poi c'è un'altra cosa che ho capito, che le app come LV8 servono e funzionano. Gli diamo, secondo me, troppo poco credito, perché siamo abituati, e ci metto dentro anche me stessa, a pensare che il libro sia l'unica strada, quella sacra dalla quale si studia, l'unico strumento di approfondimento. Diciamo che non è sbagliato, ma dobbiamo pensare che oggi i ragazzi possono imparare cose anche con le app, che rendono l'apprendimento interattivo e divertente. Quindi, naturalmente vi invito a provare LV8, vi lascio il link in descrizione per il download. A settembre poi iniziano i corsi di Ready for It Plus e no, non è troppo tardi per iscrivervi. Quindi pensateci su, potrebbero aiutarvi ad imparare nuove competenze e buttarvi nel mondo del lavoro. Erika, vieni qua che dobbiamo finire gli altri livelli. Dov'è? Ho messo il telefono. Dobbiamo arrivare al livello 8. Ciao intanto, ciao!